Sono arrabbiato. Settimana scorsa, nell'ultimo video di FK Storia, abbiamo ripercorso la storia di Windows. Non solo dal punto di vista dello sviluppo, ma anche dal punto di vista dell'impatto che ha avuto sulla società. Tuttavia, un altro impatto sociale che Windows ha avuto è il seguente. Ma dove minchia è finito Windows 9? Francamente non mi ero mai posto il problema. Cioè, sapevo che mancava, ma io ho sempre fatto... Tuttavia, l'altro giovane parlavo con un amico e dopo aver scoperto che fine ha fatto, mi è letteralmente esploso il cervello. Ho avuto il fiato pesante e francamente era qualcosa che non avrei voluto sapere. E quindi, se vi interessa che fine ha fatto Windows 9, lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi rispondo alla domanda: ma dove minchia è finito Windows 9? Ma prima di cominciare, se siete nuovi o di ritorno, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se questo video vi piace, lasciate un pollice su, lasciate un commento lì sotto nella barra dei commenti. E quindi, adesso andiamo a vedere dove minchia è finito Windows 9. Windows ha avuto un sistema di nomi piuttosto altalenante. Le prime versioni erano numeriche: Windows 1, 2, 3.1, 3.11. Classiche. Poi si passò a quelle degli anni con Windows 95, 98, Windows Me per la famiglia 9X. Invece, per la famiglia NT si passò da versioni numeriche a usare gli anni, tipo Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 e così via, non ci dilunghiamo molto. Ma quando le famiglie 9X e NT si sono combinate e furono rilasciati sistemi operativi Windows basati sul kernel NT, anche per il mercato consumer, ecco che i nomi delle versioni di Windows diventano più eclettiche. Abbiamo infatti Windows XP, che sta per Experience. Ma esperienza di che? Di fare schermate blu? Poi abbiamo il filosofico Windows Vista, che secondo quanto dichiarato da Microsoft stessa, alla fine della giornata, quello che provi a fare è quello di avere il tuo punto di vista personale. Secondo alcune indiscrezioni mai confermate da Microsoft, le prime due lettere di Vista sono VI, che rappresentano il numero 6 in romano. In che senso? Dopodiché, Microsoft ritorna all'origine e ritorna utilizzando il numero di versioni per il sistema operativo Windows destinati al mercato consumer. Infatti abbiamo Windows 7, Windows 8 e addirittura anche 8.1. Dopodiché c'è il vuoto. E dopo il vuoto saltò fuori Windows 10 e successivamente Windows 11. Ora, forse molti non sanno che i nomi dati a Windows sono nomi di marketing. Quello che realmente conta è la versione del kernel. Se andiamo a vedere la cronistoria dei sistemi operativi NT, vediamo che a partire da Windows 3.1, vediamo che la versione del kernel parte dal numero 3.1, che in qualche modo ha senso se avete visto il video della settimana scorsa, questo qua. Windows XP ha versione del kernel 5.1, quindi fortemente basato, come vedete qua a schermo, su quello di Windows 2000. Windows Vista è una major release del kernel e ha una versione 6. Windows 7 corrisponde alla versione del kernel 6.1, Windows 8 a 6.2 e Windows 10 versione 10. Ma che cazzo? E dove stanno le versioni del kernel 7, 8 e 9? Allora, qui ci sono non pochi vuoti da colmare. E quindi iniziamo col nome del marketing. Per rispondere alla domanda che ho posto all'inizio di questo video: ma dove minchia è finito Windows 9? Windows 9 in realtà c'è, è che semplicemente lo hanno chiamato Windows 8.1. 8 più 1 fa 9. Ma perché non lo hanno semplicemente chiamato Windows 9? In realtà esistono due risposte a questa domanda, quella ufficiale e quella ufficiosa. Quella ufficiale di Microsoft è stata semplicemente: non sarebbe stato corretto chiamarlo Windows 9. Ma perché? Beh, ci è venuto così. Ma che razza di risposta è? Quando ci sono risposte lacunose, ovviamente ci pensa Reddit a rispondere. Infatti, secondo questo Redditor, presunto sviluppatore di Microsoft,
che sostiene una versione completamente diversa. Tutti quei programmi che si comportano diversamente in base alla versione del sistema operativo potrebbero avere una linea di codice come quella che state vedendo a schermo. E vedete che se la versione inizia con Windows 9, poteva creare confusione con gli altri sistemi operativi precedentemente rilasciati da Microsoft, tipo Windows 95 e Windows 98. Quindi, per non fare confusione con 95 e 98, non hanno creato Windows 9. Tuttavia, questo non risponde alla domanda che ci siamo posti successivamente. Ma perché le versioni del kernel LT passano da 6 a 10? Beh, io non l'ho trovata questa risposta. Tuttavia, io mi sono dato una risposta da solo. Cioè, secondo me, avere il kernel versione 7, 8 e 9 poteva creare confusione con Windows 7, Windows 8 e Windows 95 e 98. Quello che è. Benissimo, pinguini. Non so se voi vi eravate mai chiesti perché non esisteva Windows 9. Io sinceramente non sapevo di tutto quello che vi ho raccontato oggi e ingenuamente pensavo che fosse stata una manovra di marketing di Microsoft per contrastare OS X di Apple, perché la X in numero romano è 10. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se sapete altre teorie a riguardo. Io come al solito vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, in particolare quelli di FK Under the Hood, e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Gil!